Salve a tutti bella e brutta gente. Perché mai la brutta gente deve essere sempre esclusa dai saluti? Non sono mica tutti belli come me. Quindi mi sembra doveroso salutare anche i brutti. Ciao, brutti! Vorrei iniziare questo video, subito, con il top del top of Type Ops, lo scherzo telefonico del bambino egiziano impazzito. La registrazione è stata fatta con un secondo telefono che registrava la chiamata, opportunamente messa in viva voce, effettuata da un secondo apparecchio mobile atto alla telefonia. Quindi vi consiglio di alzare un poco il volume, al fine di poter udire al meglio il bambino egiziano impazzito. Ma prima di incominciare, un'altra avvertenza. Tutto ciò che udirete, è puramente inventato, è frutto delle doti recitative della ragazza che ha effettuato la chiamata e dello stesso Luke Genio. Bene, si comincia. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, c'era un bambino egiziano impazzito, che era impazzito. In quel tempo, il bambino egiziano impazzito ricevette una strana telefonata proveniente da quel di Pescara. Ora è andato via. Oddio. Scusa, ti ha fatto del male? No, però mi ha segregata in una stanza, non lo so, c'ho paura. Perché mi minaccia? Lo so, guarda, allora, innanzitutto fatti che l'amico tuo il telefono non l'ha trovato ma me l'ha rubato. Cioè, perché mi è stato rubato a San Lorenzo, l'hanno proprio sfilato dalla tasca, quindi non è che l'ha trovato. Ma io so che è un tipo un po' così, però... Però è bravo. Insomma, mica tanto bravo, è uno che ha coltellato uno. Lo so, però... Quella volta aveva ragione lui. Vabbè, cioè a me non mi interessa quello che ha fatto. Vabbè, però per il telefono... Lo so, tu hai ragione, infatti... Infatti io gliel'ho detto. Io ho detto, senti tu, io devi restituire il cellulare, perché... Cioè, mi dispiace, capito? Ho capito. Ecco perché ti ho chiamato, io sto rischiando la mia vita. Perché lui non voleva, assolutamente. Ma sei incazzato che ti ho chiamato, capito? Allora, ti stai tranquillo. Adesso non mi chiamare più. Ci penso io, tranquilla. Avete visto? E io che mi preoccupo pure per la vostra salute. Comunque bisogna ammettere che lo scherzo è stato davvero cattivo e che il bambino egiziano impazzito si è comportato piuttosto bene. Infatti si è preoccupato per la ragazza prima che del suo cellulare. Fatto sta che è stato un salame a non accorgersi dello scherzo visto che la voce di Luke Genio si riconosceva facile e che la ragazza, a tratti, stava palesemente ridendo. Ora vado ad esplorare quell'isolotto e nel mentre vi narro di una simpatica vicenda a cui ho partecipato e di cui fanno anche parte Luke Genio e un mio grande fan. Gianfranco, altresì noto come Gian99Milan, credo, o comunque qualcosa del genere. Allora...
Ero appena giunto nella dimora di Luke Genio al fine di apportare le opportune modifiche al nostro caro amico Johnny, quando trovai il mio amico intento a giocare a GTA Online, insieme a Gianfranco, il quale stava asfaltando, in ogni senso possibile, il mio amico, per un punteggio di 12-0. A quel punto, mosso a pietà di Luke Genio, ho preso in mano il joypad e ho, in parte, ricomposto le gerarchie. Il match è terminato 13-4, o a 3, non ricordo, con una bellissima uccisione eseguita dal sottoscritto. Una bella cecchinata di pistola a Gianfranco che mi stava inseguendo con un elicottero. Tra l'altro vorrei sapere da Gianfranco come diavolo ha fatto a sopravvivere dopo che l'ho investito per ben 2 volte con l'elicottero, avendolo, tra l'altro, colpito una volta con l'elica rotante. Come diavolo hai fatto a sopravvivere? Ma vabbè, l'importante è aver dimostrato la mia superiorità, dovuta essenzialmente agli influssi del dio Duke Nukem, che spero torni a farci visita a breve, che si scrive tutto attaccato e con due B. Ora vado a eseguire una missione di assassinio. Infatti, come ricorderete, vi ho già detto che questa parte dell'isola l'ho già svuotata dalla minaccia mercenaria, quindi mi tocca fare delle missioncine, se no sai che palle. Ma prima cerchiamo questa cassa, che mi servono tanti danari, i quali scarseggiano sin dall'ultima partita a poker e dalla scommessa persa con l'omino della gara, il quale spero stia soffrendo la fame e gli sia venuta una di quelle malattie che ti uccidono dolorosamente e lentamente. Bene, dirigiamoci verso la bacheca dei contratti. Ecco, ho trovato il contratto ideale. Devo uccidere a coltellate un tizio che non conosco che sta in un posto indicato nella mappa. Bene, si va. Velocizzo lo spostamento, che fa cascare le palle a me, figuratevi a voi. Oh mamma mia quanto sono veloce. Sento il vento tra i capelli. Tutte ste scorregge devono avermi dato una mano a farmi andare più veloce, altrimenti la cosa sarebbe possibile solo selezionando velocità 3P tra le opzioni video. Eccoci giunti nel luogo del ritrovo, credo proprio che mi tocca spanare a suon di macetate. E via il primo. Ed ora il secondo. Ma guarda un po' che sbottata di culo. Senza volerlo ho ucciso subito proprio colui il quale era compito mio uccidere. Vabbè, siccome non sono soddisfatto, resto qua ad eliminare tutti gli insetti che devo ancora ammazzare. Anche se mi scoccia che usino tutti questi lanciafiamme. Aiuto, il mio dito ha una forma strana. Ma i miei poteri me lo hanno raddrizzato. Fottetevi mercenari del cazzo. Sono io l'unico vero padrone incontrastato dell'isola. Spetta a me, e a me soltanto, il giudizio finale sulle vostre teste, e visto che mi avete fatto incazzare, il mio giudizio sarà morte. Oh my god. Ma ci sono tre giganti armati di lanciafiamme. Sarà duro abbatterli, ma farò così. Li indebolirò con una granata e poi li ammazzo uno ad uno con il mio macete laser. Oh cazzo, ancora una volta l'influenza di Star Wars mi sta facendo vedere fischi per fiaschi. Che dite? Gliele lancio una freccia di avvertimento? Ma sì dai. Diamogli la possibilità di fuggire terrorizzati. Bene, non stanno scappando. Ciò vuol dire che li squarterò e poi banchetterò con le loro budella insieme ai miei compagni recchiati. E il primo è andato. Cazzo, vado a fuoco. Mi spengo e torno da te. Bene, ora manca l'ultimo. Schiverò le fiamme del lanciafiamme e lo colpirò non appena ne avrò l'occasione. Ecco l'occasione. Muori bastardo di merda. Ti darò in pasto alle pecore. Bene, ho sterminato tutto. Ora non mi resta che sottrarre loro pochi beni che, come ho già detto, sono a corto di denaro, e poi torno all'accampamento precedente, da dove comincerà il prossimo video. Sì, esatto, è giunto il momento di recarsi voi sapete dove. Duke Teletrasporto. Ed anche quest'oggi il video è terminato, ed anche quest'oggi vi chiedo umilmente di mettere mi piace, d'altronde, se ascoltate questo messaggio, vuol dire che il video vi ha gustato e siete giunti al termine, grazie mille. Babbo, il video è finito, bella, stronzoni di me.